Siamo qui alla Scatasuna con Ermelinda, attivista storica del centro sociale. 26 anni di vita della Scatasuna. Si sta molto parlando di questo luogo e forse davvero sovraesposto a livello mediatico, a livello di informazione. Ma a vostro parere, dopo 26 anni, qual è il ruolo che a Torino ha avuto la Scatasuna, che tra l'altro nel giorno del suo 26esimo compleanno, o meglio qualche giorno dopo il suo 26esimo compleanno, è pieno di gente? Sì, per fortuna la storia della Scatasuna è una storia infinita. È cominciata già molto partecipata e negli anni non ha fatto altro che espandersi. Quando siamo nati avevamo l'esigenza di avere una sede politica in cui fare i nostri ragionamenti e comunque combattere contro questo sistema. Questo è stato chiaro da subito. Negli anni, man mano che anche le condizioni della città cambiavano, la Torino industriale che cominciava a vedere la crisi della fabbrica e Torino si doveva inventare un'altra entità, è nato la Scatasuna, un luogo di libertà, un luogo del conflitto, perché poi la differenza fra noi e altri posti similari è che noi facciamo del conflitto la nostra pratica, perché non crediamo che si possa riformare il sistema senza la lotta e senza un cambiamento radicale delle condizioni materiali. Questo è stato sempre chiaro, quindi presenti in tutte le situazioni e le realtà che necessitavano la presenza di qualcuno che ci mettesse la faccia, il corpo, con le conseguenze che poi sappiamo. Oggi siamo il centro sociale più attenzionato d'Italia, cercheranno di far finire in una farsa quella che è una storia dignitosissima di un posto come questo che è sopravvissuto a tutti i cambiamenti di Torino. Noi siamo rimasti sempre fermi con le nostre modalità presenti nelle lotte della città. Nelle lotte della città e nelle lotte di ciò che ci sta intorno, quindi anche nella lotta della valle. Sicuramente il movimento No Tav per la Scatasuna è stato ed è importante, così come per il movimento No Tav avere all'interno le energie dei giovani e delle giovani di Scatasuna ha fatto forse la differenza. Questa nostra partecipazione sempre in prima fila, sempre con i nostri corpi e con i nostri volti, ci è costata tantissimo. Oggi ci costa la possibilità che il posto possa venire chiuso, le persone più rappresentative del posto, quelle che più si sono spese in questi anni, rischiano la galera, e quindi si cerca di far finire un'esperienza di resistenza in questo mondo pieno di macerie, come una storia di delinquenti. Comunque a noi la parola delinquenti non dispiace, se delinquere significa fare qualcosa di contrario a ciò che ci è ostile, a ciò che ci schiaccia quotidianamente, siamo contenti e felici di essere anche delinquenti. In questo momento sono state, diciamo così, paragonate le ONG a dei centri sociali galleggianti. Ma voi avete la percezione del fatto che comunque la sinistra vi sostiene in qualche modo? Non siete invisi alla sinistra, tuttavia diciamo che qualcuno vi considera forse dei nemici. Sicuramente ci considerano dei nemici la nostra controparte, che è un po' tutto il sistema e anche tutti gli indifferenti. Gli indifferenti sicuramente sono più propensi a vederci come dei delinquenti, come dei casinisti, perché questo è un mondo anche di persone superficiali. Poi tu accennavi alla sinistra. Dovrebbe esistere una sinistra storica e una sinistra rivoluzionaria. Per come la vedo io, la sinistra rivoluzionaria in qualche maniera ha mantenuto e continua ad essere, mentre la sinistra storica faccio un po' fatica a riconoscerla, almeno per quello che si muove a livello
del governo o dello Stato, diciamo in generale, non è una sinistra, non c'è una sinistra oggi degna di questo nome, perché così come tu citavi anche le ONG, ci sono parti di questa sinistra, quella che ai giornali borghesi piace definire la società civile, cioè persone che comunque si interessano per quello che possono, cercano di dare una mano alle persone in difficoltà, come per esempio i migranti, e noi che cerchiamo di dare una mano a tutti gli ultimi. In fondo facciamo quello, ci schieriamo sempre alla parte, quella parte che non vince, che forse non vincerà, ma che è necessario che esista perché ci ricorda a tutti di essere donne e uomini, che dobbiamo essere degni anche di questo nome. E per noi, come Askat Asuna, per noi essere presenti ed essere in conflitto con questo sistema è il nostro modo di essere, è il nostro stile. Grazie.